1973. Avevamo una banca col conto corrente, no? E allora il giorno prima deposito 2 milioni di lire. E allora cosa faccio? Dico, Cicco, c'era Cicco Monopoli con me e altri due, Carlo che è morto e Michele Radon che è morto. Gli faccio, andiamo a fare quella banca lì che porto i soldi, però io non entro, sto alla guida, perché ho portato io i 2 milioni, poi magari mi riconoscono qualcuno, no? E va bene, va bene. Allora andiamo con la macchina, mi fermo dalla parte di là della strada, non da dove c'è la banca. Loro scendono e si avviano alla banca. Quando entrano nella banca, una donna esce, la fanno uscire invece di riportarla dentro. E io guardo la donna cosa fa, la donna va avanti di un po' di passi, va dentro un negozio, guardava dietro, entra in un negozio, esce col negoziante e guardava verso la banca. Io ho aspettato un po', però poi ho cominciato a suonargli, no? Papà, 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 per fargli capire, guarda che questi se ne sono accorti, magari ha chiamato la polizia, no? No, e suono, suono. Dopo un po' che suono li vedo uscire tutte e tre, traversano la strada, salgono in macchina, e parto, mentre parto, dalla parte di là arrivano i carabinieri tutti sparati, no? Cioè che avevano avuto già segnalazione, però non sanno che macchina è, sambano alla banca. Arrivo a un semaforo, sempre su sta strada dritta, arrivo a un semaforo che ci sono le macchine per me davanti, mi butto sul marciapiede, scendo col rosso, col semaforo, cazzo, una macchina di vigile mentre mi viene addosso, no? E si frena. Io riparto, riprendo la strada, un'altra strada a attraversare così, che c'è un pullman con le macchine in fila, mi ributto su marciapiede, riscendo davanti, c'avevo le ruote da neve, figurati, ogni curva che facevo la macchina andava per i cazzi suoi. Comunque riesco a allontanarmi e intanto in macchina dico, che cazzo avete fatto uscire quella lì, e questa ha chiamato quella del negozio, noi già cioccavo con loro, no? E beh, comunque arriviamo, lascio la macchina da una parte, dove avevamo l'altra macchina regolare, mollo la macchina, saliamo sulla nostra e ce ne andiamo a casa mia, no? A casa mia con i soldi, buttiamo i soldi, adesso non ricordo quanti soldi erano, comunque erano pochi milioni, un po' di milioni, cioè allora ne prendevi 6, 7, non è che ne prendevi tanti. E butto i soldi così e butto le armi sul letto, no? Le armi, tutti quanti le butto sul letto. E si alza uno di noi, Carlo, questo qua, c'era la mia prima moglie, ancora che non era mia moglie, era la mia compagna, allora no, che viveva con me, prende una pistola, guarda, gli parte un colpo. C'è questo mio amico che è in piedi, dove c'è il letto, ma in piedi alla porta dell'entrata della stanza, è così, verso di lui gli parte il colpo e butta la pistola. Io, che cazzo di scema, t'ha preso, lui fa no, gli è passato sotto il braccio, ha bucato la porta di legno, c'era proiettile impiantato nella porta di legno, no? Gli ha detto, che cazzo tocchi? No, ma le volevo mettere, che cazzo ha detto di toccare le armi, no, questa qua. Cioè, a momenti mi ammazza l'amico che era fatto da bene insieme a noi, no? E eravamo io, Cicco e sti due, era Michele e Carlo. Una delle tante che ho fatto, cioè per ricordarmi Cicco che avevamo fatto la banca insieme, no? Con le ruote da neve, cioè, chiodate, certo, che allora erano chiodate. Quando facevi una curva, vedi, la macchina andava per conto suo, no? Cioè, però me la cavavo abbastanza andare in macchina. E vi hanno beccato? No, vi hanno beccato, una delle tante rapine che ho speso i soldi, mi sono mangiato. Poi abbiamo fatto una ditta con, più avanti, io con, sempre con Pinella, Alberto e Franco. E, ma no, forse te l'ho raccontato, ma tu te la senti di fermare il guardiano? Noi andiamo a prendere i soldi dalla parte di là. E gli ho detto, sì, sono entrato dentro, avevo due pistole in mano. E ho detto, questo qua era seduto al tavolino, vieni fuori, e questo è uscito, mettiti a terra. E dopo c'era lui con la macchina, Franco con la macchina in moto, già girata per andare via, io con la guardia per terra che non c'aveva neanche la pistola addosso, comunque, che l'ho perquisito. E poi sono usciti loro con un cartone pieno di soldi, hanno preso allora 50-60 milioni, no? Che poi me li sono,
che avevo comprato la pelliccia a mia moglie, poi mi sono mangiati al Missouri, il night che c'era in Viale Monza in fondo. Cioè tutte le sere andavo lì, champagne, insomma, detto, quando ho visto tutti questi soldi, 12-13 milioni per uno, ho detto, cazzo, qua non finiscono più. Cioè, e invece sono finiti in fretta. Cioè, Il colpo, la rapina, la cosa che ha fruttato più soldi. che ho preso, io ho preso come parte, ho preso 130 milioni, quella più che ho preso di più. Poi ne ho presi altri, poi ogni volta che mi muovevo prendevo 90 milioni, 60 milioni, di parte parlo, c'erano Sì. sempre di 300-400 mila, 400 Milioni. sì, no, 300-400 mila. No, milioni, che milioni? Sì, milioni di lire. Sì, 500 milioni, mezzo miliardo, sì. Più che ho preso come blocco di soldi, 700 milioni. Cos'era una rapina? Era un lavoro, no? Era un lavoro, ok. E lì ho preso 130 milioni per uno. Poi altri, 500 milioni, 60, 70, 90. Cioè, ogni volta che mi muovevo prendevo sempre un sacco di soldi. Però nelle banche no, perché nelle banche vai a sorpresa. Nelle Quindi voi non banche. fate cioè non facevate un calcolo prima di quanti soldi potessero esserci in quella banca? No, Cioè, nelle banche non è lo puoi, possibile? no, cioè, a meno che non c'è il direttore che ti Che ti dice. dice, vai con... Infatti, ho trovato un direttore che mi ha detto quello che c'era, mi ha dato la distinta di versamento della sera. Si è detto, se domattina trovi questi. Sono andato, c'era 275 milioni, ho preso 275 milioni. Il direttore quindi era dentro. Sì, c'era. Ha preso No, una mi ha parte. detto, questi sono quelli nel cassetto. In più ci portano un plico con altri 200, più c'erano 75 nei cassetti. Ho aspettato che entravano i Mondial Poll, che appena sono usciti i Mondial Poll, siamo entrati e ho preso il plico che era ancora sul tavolo con 200, e in più ho preso il cassetto e me lo sono portato via, tutto il cassetto. 200, quello che mi ha detto c'era la distinta di versamento, quello c'era. Ma lui ha preso una parte, Sì, certo. non l'ha mai beccato. No, no. Me non mi ha mai preso. Non mi ha mai preso a me mentre facevo una rapina o qualcosa. Ma mi hanno accusato qualcuno dopo. Cioè, non sono mai stato arrestato sul lavoro io. Cioè, sono sempre stato attento. Cioè, se sono andato via, se qualche volta se siamo usciti anche sparando, siamo andati via. Cioè, in Corso Sempione, sono entrato in questo pochi anni fa, che mi hanno dato 8 anni, siamo entrati. Pochi anni fa, cosa significa? Ecco, quella che mi hanno arrestato nel 2006, mi sembra, nel 2006. Siamo aspettavo, me te l'ho raccontata comunque, che Sì. aspettavamo il Mondial Poll, che quella mattina invece non arrivavano, e quell'altro mi fa, cosa facciamo, Tino? Ce ne andiamo, torniamo domani. Gli ho detto, ma ormai siamo qua, c'è la macchina, le armi. Gli ho detto, ormai siamo qua, entriamo. Cioè, lui aveva detto che aveva già preso 100.000 euro. Aveva già trovato nel cavone, gli ho detto, vabbè, prendiamo quelli del cavo e i cassetti. Cioè, non sapevo quello che c'era. Invece sono arrivati quando eravamo dentro il Mondial Poll, che ho bloccato il Mondial Poll, c'aveva 20.000 euro solo, peccato, c'aveva 20.000, ho preso quella busta e 6 milioni che c'erano nei cassetti. 6.000 euro. 6.000 euro, sì, però sempre 6.000 euro siamo usciti e poi. Ci ha seguito il furgone che sono sceso in mezzo alla strada, la mitraglietta, però si è fermato, ho detto vai, non ho sparato né niente, se no siamo andati via. Quella lì è forse l'ultima rapina che ho fatto, poi dopo sono stato dentro, sono uscito e poi basta, poi non ho fatto più, poi mi hanno condannato per questa che non l'ho fatta. Cioè, pensate, queste sono recenti, però 2006 ti parlo, 15 anni fa. Sì, non è più una banda avanzata. No, non è più quella però a differenza degli altri ancora, cioè andavo io con le armi in mano,
Cioè, a parte che qua sono entrato senza neanche il taglierino. Cioè, mi ha detto, ma portato anche cazzo, porto il taglierino, che cazzo si muove, no? Cioè, fermo, 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 che si muove. Cioè, c'è ancora quella mentalità che crea terrore, no? E non avevo neanche il taglierino, almeno l'ho lasciato in macchina fuori, che poi suona, se c'è È giusto. la cosa. Sì, puoi avere anche quelli in ceramica comunque se vuoi. Qualcuno l'ha fatto con la pistola finta. Ah sì? Sì. Le pistole finte, proprio quelle plasticoni. Fermi, 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 fai vedere, poi la metti, mettiti di là, mettiti di là. Però queste sono. Però allora andavi con le armi, se serviva le usavi. E le usavi per forza. Dovevi sparare se volevi andare a casa, se non ti sparavano loro. Va bene, comunque Va bene. abbiamo chiuso per oggi.